dello zio e del padre, un libro di storia che non è un libro concluso, fine a se stesso, che non prevede seguito. Ha detto Nietzsche in una considerazione inattuale che l'uomo non può vivere, che l'uomo può vivere nei ricordi, senza ricordi, anzi può vivere felicemente senza ricordi, come accade all'animale attaccato al chiodo dell'istante, ma non può vivere però assolutamente senza insonnia, ruminazione, senso storico. Ora, sul ruminante Checco, Clio, la musa della storia, ha riacceso questo gusto di scavare tra le vicende che interessano tutti. E credo che questo libro sia soltanto l'inizio di altri libri che riguarderanno certamente la storia di Pescara, quindi non vorrei adesso che si creasse una concorrenza. Comunque il mio augurio è che veda presto la luce questo altro contributo e quindi con l'augurio gli passo la parola. Grazie a tutti, grazie a Licio, grazie a Ugo Crescenzi della città di Luciano, grazie a Giacomo, vecchio amico. Io e Giacomo rappresentiamo, siamo 15 anni fa, due culture diverse da quelle a cui abbiamo assistito. Perché io avevo idee diverse da mio padre e nel ricostruire queste vicende, ho cercato di fare essenzialmente lo scrivano, però sono rientrato in un mondo che non solo di anni passati, ma anche di idee che poi sono quelle di discorso di De Gasperi, del cattolicesimo cattolico, del cattolicesimo politico, che diciamo non conoscevo bene, non avevo per molto tempo. E quindi per me è stato molto istruttivo riflettere a un'età oramai abbastanza avanzato, cioè le cose che forse avrei fatto meglio a leggere prima. Io avevo preparato un intervento, però tutto sommato il piano che poi ha preso il discorso, che volutamente poi voleva essere diverso, politico, e quindi mi induce a cambiare un po'. Spero di saper parlare a braccio, che avrebbe limitato questa qualità da papà. E un punto solo volevo tenere, cioè quando il tema che mi ero insegnato poi era quello di dire questa generazione che si trova davanti alla caduta di un mondo, e questa è un'esperienza che è essenziale. Perché? Perché qual è il mondo a cui apparteneva mio padre? Mondo che abbiamo vissuto sotto il fascismo è abbastanza semplice da immaginare, per molti un'esperienza diretta. Però cosa c'è di un po' singolare in questa vicenda di papà e di mio zio? Che per loro quel mondo lì, tutto sommato, non sembra un mondo idilliaco, perché hanno questi valori tradizionalistici, Dio, padre, famiglia. Perché tutto sommato riescono, uno credente c'è nel regime, lo zio Armando, l'altro no, mio padre, a risalire una china difficilissima. Vanno in guerra con idee diverse, accorcio molto le cose che avrei voluto dire per non approfittare troppo della vostra pazienza, però a un certo punto arriva il momento in cui il mondo si rivolge, si capovolge. Perché arriva l'8 settembre in cui lo Stato, le cose in cui credevano, tutto sommato una mattina, come fu amarissima sorpresa, scompare, cioè non si capisce dove sta. Difficile capire dove stia la patria spaccata in due. Difficile capire dove stia Dio, perché per quei pochi che resistettero l'8 settembre, Dio lo implorava, aveva la faccia della natura, erano i tedeschi terribili. Forse meno difficile capire dove stava la famiglia, perché quasi tutti scapparono a casa, però dimenticandosi che c'era una casa di tutti in Italia che è rimasta difesa. Questa fu l'esperienza terribile
che mio padre visse e mi raccontò, cioè quella di capire a un certo punto che dietro gli idoli del totalitarismo, dietro uno stato in cui credeva, c'era in realtà una forza gigantesca che una mattina si svuota, cade, si approccia, perché evidentemente non era una forza che aveva delle basi democratiche. Ma cosa porta lui nell'esperienza di ricostruzione di tutto questo? Porta sicuramente la volontà di ricostruire, c'era un paese distrutto, noi parliamo del terremoto, a quei tempi il terremoto aveva distrutto, il terremoto della guerra aveva distrutto tutta la cosa, per cui c'era la volontà di ricostruire, ma al di là di questo, quello che ho notato è che oltre alla volontà di ricostruire c'era la pena per capire perché un evento che si può paragonare, che ne so, alla crisi attuale, cioè cose che avvengono lontano, che non capiamo, però arriva la mattina in cui si svaluta l'euro e si perde il lavoro, la guerra è la stessa cosa, non si capisce perché funziona, però arriva la notizia che qualcuno è morto lontano, che il pane aumenta, eccetera, eccetera. Questo disastro dà a lui una consapevolezza che la politica è una dimensione necessaria del cattolico. Ed è una cosa anch'essa singolare, perché poi in realtà i cattolici sono rimasti anni, anzi secoli, emarginati dalla politica. Però, in definitiva, il segno che rimane in quella generazione è quello di aver trovato i valori per affrontare questa crisi e averne fatto anche un insegnamento dopo. Io qui volevo, come dire, cioè veramente interrompere il mio intervento perché ritengo che forse se c'è qualcosa su cui tornare, perché visto che ci siamo proprio spostati nel tempo, non vorrei levare come dire a Ugo, a Giacomo, a Luciano o a Licio il termine, il tema di intervenire, anche perché io ho scritto 300 pagine, scriverò altri libri, avrò, mi metterò a fare una lieta concorrenza a Licio e a Giacomo che è scrittore, e non volevo rubare altro, l'unica cosa che volevo aggiungere era questa: nel riflettere su tutte queste vicende, alla fine ogni generazione passa all'altra un cenno acceso, purtroppo così è la storia. Io mi ero fatto l'idea di questa generazione temprata dalle vicissitudini, dai sacrifici, pensando che fosse salda. Ecco, la sorpresa più grande di leggere queste carte di mio padre, non è, o anche di zio, non è stato trovare il coraggio, il valore, quello non aspettavo, è stato trovare l'incertezza, il tremore, e qua io ringrazio tutti, penso di essere stato sufficientemente breve per dare qualche altro minuto a relatori tanto più importanti di me, vi ringrazio di nuovo. Sono proprio limitato per rispetto e riguardo a voi. Dice d'ora tarda. Se c'è qualcuno del pubblico che vuole intervenire con domande, interventi vari, è difficile. Non era previsto per il mio intervento, ma perché ne siamo grati. Al mio compare di nozze assieme a tua mamma, nel 1964 non potevo far mancare una testimonianza. Ti ricordi? 1964, fra 3 anni saranno 50 anni. Voglio dire qualcosa che non è stato forse ancora detto, che Antonio Mancini era, tra tutte le altre cose, ed è difficile aggiungere qualcosa dopo quello che hanno immediatamente detto Licio, Luciano, Ugo,
che il professore D'Angelo era, fra tutte le altre cose, un uomo coraggioso. Io ricordo un episodio. Era il 1970, c'erano i moti per pescare la capocuore. C'era una grande manifestazione sotto la prefettura, qui a Due Passi. Una folla enorme si era riunita e protestava. Il prefetto di allora convocò alcuni politici e amministratori guidati da Antonio Mancini. Questi salirono, il prefetto li ricevette nella sua stanza e la folla sotto rumoreggiava perché voleva che Pescara fosse capoluogo. A un certo punto il prefetto aveva fatto venire nell'atrio del palazzo del governo un distaccamento del battaglione Senigallia. Poliziotti armati, antisommossi. Poteva succedere qualcosa di grosso se ci fosse stato uno scontro. A un certo punto qualcuno lanciò una pietra nella stanza del prefetto e ruppe una vetrata. Il prefetto ordinò la carica, si precipitò per ordinare la carica. Mancini ed io lo placcammo tipo ragni e lo fermammo e gli dicevo: guardi che qui succede veramente una carneficina. Ma non si può tollerare una cosa del genere. E Mancini non uscì dalla porta secondaria come qualcuno fa adesso. Uscì dalla porta principale, salì su una macchina, calmò la folla, sfidando la pelle, rischiando la pelle, e tutto si trasformò in una manifestazione pacifica. I manifestanti sfilarono lungo corso Vittorio Emanuele, ci fu qualche scontro nei pressi della stazione, però Mancini, un uomo coraggioso, riuscì a calmare con grande coraggio e con grande senso di responsabilità la folla inferocita per questa manifestazione. Poi ti venimmo a trovare, caro uomo, ti ricordi, all'Aquila, subito dopo l'annuncio dell'accordo, quando scoppiarono i moti all'Aquila, e una persona buttò una pietra contro un grande lampadario che cadde per terra rovinosamente, e cominciarono altre manifestazioni. Mancini, uomo coraggioso. Mancini, uomo lungimirante, dalle grandi intuizioni, la grande Pescara, la grande area metropolitana, l'università, il consorzio industriale, l'asse attrezzato, tutte cose concrete che rimangono non soltanto nella memoria, ma come testimonianza attuale di un grande disegno politico, di una persona che vedeva il futuro. Mancini, uomo buono, vicino alla gente, presidente dell'ospedale, vicino alle persone che soffrivano, Mancini affezionato e consapevole dell'importanza dei giovani. Noi giovani che gli eravamo intorno gli dobbiamo moltissimo. Volevo però aggiungere una riflessione, che
usare così. Allora, noi abbiamo consentito, io a Amanda che faccio anche quella pubblicata, ma io e mio fratello Amanda, alla pubblicazione integrale delle lettere del diario di mio padre a mia madre, che contengono anche dei fatti personalissimi, delle valutazioni personalissime, degli elementi affettivi dei quali mio padre peraltro era molto, aveva molto pudore, ed è una cosa che abbiamo poi visitato anche noi. E l'abbiamo fatto per una ragione, l'abbiamo fatto per averci pensato a lungo, per una ragione, almeno io l'ho fatto per questa ragione, perché mi pareva che attraverso quelle carte, attraverso il racconto di una maturazione non solo intellettuale, che c'era già stata, ma soprattutto una maturazione umana che era stata resa possibile anche dall'incontro con mia madre, papà fosse passato da una, come dice anche lui, da uomo a diventare da uomo dell'Ottocento a uomo del Novecento. Papà aveva capito che la struttura economica e sociale, la struttura sociale dei tafoni col cappello in mano che lo indignava profondamente, questa struttura per essere modificata aveva bisogno che nel territorio abruzzese si creasse lo strumento di riorganizzazione del territorio in funzione non più della vecchia proprietà feudale, perché queste erano le città abruzzesi. Noi negli anni 30 eravamo ancora dal punto di vista sociale ed economico nel basso medioevo. Ecco, lui aveva capito che per fare questo era necessario dotarsi di una struttura realmente urbana, cioè di una città all'interno che fosse lo strumento di organizzazione del territorio circostante, che fosse il luogo nel quale si potessero creare per la concentrazione di popolazione servizi vari, che fosse quindi il luogo che potesse rendere possibile, primo, lo sviluppo economico e quindi la possibilità di lavoro, secondo, l'uguale dignità dei cittadini all'interno della città. C'è un proverbio tedesco che non so se mio padre conoscesse, che dice, dell'altro è ovviamente di età moderna, di Stadtluft macht frei, cioè l'aria di città rende liberi. Ecco, per papà la città era anche questo, perché la città moderna è anche questo. Nella città moderna siamo tutti uguali, siamo più tutti uguali di quanto non fossimo in quelle città che si erano invece create come semplice luogo di consumo del di più prodotto dai latifondi. In altre regioni la storia è stata diversa, la trasformazione è stata lenta, cioè si è passati dalla città basso medievale alla città moderna. In Abruzzo tutto questo non c'era, tutto questo è stato reso possibile negli anni 50 perché si è fatta una scelta. E se papà quella scelta è riuscita a farla, anche con difficoltà, anche con sospetti e calunnie che poi si sono rivelati per quello che erano, dalla storia successiva, le nostre storie personali, professionali e patrimoniali, che non dimostrano tranquillamente che si trattava di stupidaggini, ma dico, se è riuscito a farlo, lo ha fatto perché? Perché attraverso l'esperienza, primo del periodo a Bari, secondo della città non più vissuta a Pesaro con l'incontro con mia madre, come luogo ostile, perché la città era un luogo ostile per chi veniva dalla campagna, è riuscito a saldare quello che mi diceva la ragione, e cioè che c'era bisogno di novità, che c'era bisogno di trasformare l'economia e la società abruzzese e che lo strumento era la creazione di una città, a unire questo a un sentimento di identificazione di se stesso come cittadino,
cioè considerare la città come un fatto positivo. E tutto questo è stato reso possibile anche perché, credo, l'esperienza della guerra, un'altra cosa gli ha dato, questo si vede negli scritti, ha dato a molti, ancora di più il senso della responsabilità personale. E la responsabilità personale va di pari passo con la libertà e con il rispetto della dignità dell'altro. Sono tre dati che sono inscindibili tra di loro. Ma non ho parlato solamente di questo, dirubo solo un altro punto. Se questo è il messaggio, almeno che a me ha lasciato, che forse potrà comunicare a qualcun altro, la storia di mio padre, così come viene fuori dagli suoi scritti, beh, io credo che oggi quello che dobbiamo fare, quello che dovete fare, perché ormai sono parte estratta, per raccogliere l'eredità, non è tanto la celebrazione o la continuazione di quanto è stato fatto come ripetizione di quello che è stato fatto, ma cercare di, e potete ben farlo, tutti possono ben farlo, cercare di mettere nell'azione politica di oggi, nella riflessione di oggi, però oggi ci troviamo di fronte a una crisi che ci assomiglia molto alla crisi del dopoguerra. Ci assomiglia perché implica un ridisegno complessivo dell'economia mondiale, dell'economia italiana, dell'economia abruzzese, dell'economia pescarese. Nuovo. Di fronte a questo noi non possiamo ripercorrere la strada. Può darsi che vada bene, ma quello che dobbiamo fare è cercare di capire quale strada oggi per assicurare ai nostri conterranei, ai nostri concittadini, condizioni di vita materiale e non solo materiale, le migliori possibili. Solo in questa maniera, non diciamo, la strada 50 anni fa è stata la creazione della città, lo strumento ce l'ha. La strada è stata l'individuazione delle infrastrutture come elementi fondamentali e importanti per lo sviluppo. È stata. Oggi chiediamoci di che cosa abbiamo bisogno. Io vorrei che la riflessione, proprio per in una incontinuità, visto che è stata richiamata, che la riflessione fosse su questo punto. Grazie. Se non ci sono altri interventi potremmo chiudere qui. Buonasera a tutti.